Cari telespettatori di La C Salute, ben ritrovati, un saluto a tutti voi per questa puntata speciale della nostra rubrica. Abbiamo pensato di dedicare una puntata speciale ad un ospite italo-americano che è qui con noi. Abbiamo approfittato della sua presenza in Italia per averlo con noi. Vi presento e saluto il signor Patrick Girondi. Attraverso la musica e attraverso la scrittura, lei cerca di mandare un messaggio di speranza anche a favore della ricerca per queste malattie. Quando si parla di malattie rare, si parla quando la prevalenza di queste malattie, intesa come numero di casi presenti in una data popolazione, non supera una soglia stabilita. Nel caso della talassemia, se ne sente parlare forse ancora poco, ecco, è una malattia rara ereditaria del sangue causata dalla mutazione del gene dell'emoglobina che impedisce al corpo di produrla correttamente. L'unica cosa che può salvare queste persone è o il trapianto midollo osseo, però meno del 25% dei pazienti ce l'hanno un donatore, oppure la terapia genetica. Noi abbiamo trattato tre pazienti fino adesso, tutti siciliani, con la terapia genetica e inizieremo di nuovo. Siamo stati bloccati per 12 anni negli Stati Uniti, un sabotage del nostro farmaco, eccetera, eccetera, una storia tipicamente commerciale, come sta diventando la medicina. Però noi collaboriamo pure con Franco Locatelli, che è il presidente del Consiglio Superiore della Sanità, e speriamo, dobbiamo iniziare nel 2024 con altri pazienti in Italia. Collaborate anche con le università italiane Sì. ed estere, quindi Sì. questo è anche molto Per importante. anni e anni, anni abbiamo collaborato all'Università di Bari, all'Università di Milano con la professoressa Nika Capellini. Negli Stati Uniti siamo un po' dappertutto in questi centri di ricerca e alla fine dei conti è una storia molto bella, però alla fine è come Davide contro Golia, perché in Germania è stata approvata la nostra competizione. E poi l'hanno ripresa l'approvazione perché l'hanno chiesto 1.800.000 dollari per ogni paziente. L'Italia ovviamente non potrebbe mai pagare quel cifra, cioè abbiamo 6.000 pazienti. È stata approvata la nostra competizione negli Stati Uniti a 2.8 milioni di dollari per un paziente. Sfortunatamente, fortunatamente l'hanno rubato più o meno il nostro prodotto e adesso siamo nel caos negli Stati Uniti. Abbiamo finito 6 anni di caos nel 2020, a fine del 2020, e pensavamo di iniziare subito, è stato un po' rallentato, però adesso, come hai detto, nel 2024 crediamo a Bambino Gesù, probabilmente a Roma, inizieremo con i talassemici, con la terapia genetica in Italia. Ogni suo progetto, ogni iniziativa musicale o editoriale, perché dicevo lei è un affermato cantautore, ma anche autore di diversi libri, dietro ogni sua iniziativa, ecco, c'è questo scopo, incoraggiare le persone ad avere fiducia nella ricerca, anche attraverso quello che fa con il suo istituto. E tra l'altro è bello anche sottolineare che lei, già prima di tutto questo, di questo percorso, lei era già un cantautore affermato, quindi ha sfruttato questa sua Sì. notorietà per Sì. essere ascoltato. Ecco, lei cantava già da prima, ha vinto diversi premi, diversi riconoscimenti. Nel 2011 ha vinto un premio in Italia per il video dell'anno come musicista indipendente, questi sono solo alcuni, e poi anche scrittore. Abbiamo qui con noi due volumi, altri sono di prossima uscita, quindi dicevo, dietro ogni sua iniziativa c'è un messaggio importante. Ecco, lei appunto parla sulla base della sua esperienza e sempre sulla base di questa esperienza che sta portando avanti in prima persona, ha notato anche un certo riscontro, un cambiamento di passo, è riuscito a sensibilizzare un po' di più anche l'opinione pubblica rispetto alla Sì. problematica delle malattie rare. Sì, allora sono stato sul primo pagina del New York Times per la lotta mia nel 2015. Se qualcuno vuole interessarci di più, patrickgirondi.com. Poi Volo del Rondone uscirà a settembre in italiano,
E questa è la storia della vita mia, il gruppo mio, Orphan Dream. Poi il gruppo musicale si chiama Orphan Dream. Io sono esibito con Cocky Taylor, con I Pooh, con Renzo Arbore, eccetera. E tutti quanti loro entrano nel Orphan Dream Band, che vuol dire orphan è malattia raro, perché orphan è orfano. E queste malattie rare diventano orfani perché non c'è grande ritorno, perché sono pochi casi. Un'altra malattia di cui voi vi occupate, un'altra malattia rara, è l'anemia falciforme. Anche qui si parla di una malformazione genetica ereditaria dell'emoglobina, anche di questa sì. Se ne parla poco, però i casi purtroppo sono numerosi. Sì, in America sono 100.000. Sono tutti e due difetti sui beta globin gene, che quella è nostra, una delle nostre specialità. Bene, quindi un impegno costante il suo, sempre per trovare una cura sicura e accessibile per la guarigione di queste purtroppo diffuse malattie rare.